Ci sono quattro regole d'oro che il mondo degli affari ci ha venduto per impedirci di avere successo. Queste regole devono essere infrante. Le regole che ci hanno insegnato per raggiungere il successo e diventare ricchi sono ormai obsolete e rischiano di frenarci in un'economia dinamica e cangiante come quella attuale. Ne sono la prova i cosiddetti nuovi ricchi, persone spesso giovanissime che riescono a vivere liberi, lavorando poco e guadagnando molto, grazie a un nuovo insieme di regole. L'importante è capire che diventare un milionario partendo da zero oggi è un'impresa alla portata di ognuno di noi. Ci hanno insegnato regole sbagliate e per diventare i nuovi ricchi dobbiamo iniziare a infrangerle. Negli ultimi 10 anni il mondo è cambiato. Progresso e digitalizzazione hanno accelerato le mutazioni sociali ed economiche a tal punto da rendere irriconoscibili, obsoleti o inutili molti dei precetti sui quali basiamo le nostre abitudini. In questo panorama cangiante, anche i concetti di ricchezza e successo e le modalità per raggiungere questi status sono cambiati. Rimane un problema: continuano a insegnarci le stesse regole per diventare ricchi e avere successo, nonostante queste abbiano chiaramente smesso di funzionare tempo fa. Il fatto è che a un mondo nuovo corrispondono nuove regole, e chi lo capisce e sa uscire dai sentieri battuti riesce ad avere più successo, più velocemente e con maggiore facilità rispetto al resto degli individui. Ecco perché guardandoci intorno e facendo un rapido giro sui social media ci imbattiamo in un nuovo gruppo di persone che sembrano essere in grado di vivere una vita da milionari senza avere effettivamente alle spalle grandi patrimoni di famiglia o decenni di lavoro in posizioni prestigiose. Al contrario, molti di loro sono giovanissimi, a volte hanno lasciato la scuola prima di diplomarsi e non hanno mai varcato la soglia di un ufficio per sedersi a una scrivania. Le quattro regole d'oro che il mondo degli affari ci ha venduto per impedirci di avere successo. Queste regole devono essere infrante. 1. Devi copiare i tuoi concorrenti. Fallo ora. Fallo in modo aggressivo. Fallo velocemente. E fallo spendendo meno denaro possibile. 2. Metti in ballo sempre più di una cosa e cerca costantemente gli schemi che possono aiutare le tue idee a nutrirsi. A vicenda. 3. Non è fortuna. I ricchi piantano di proposito semi fuori dai sentieri battuti e quando alcuni di loro fioriscono creano la propria fortuna. 4. Ovviamente spendere meno è intelligente, ma la maggior parte delle persone perde completamente l'altro lato di questa equazione. Trasformare le proprie passività in attività. La prima regola che ci hanno insegnato e che deve essere infranta riguarda il numero di progetti e imprese che dovremmo attivare. Veniamo cresciuti con l'ossessione per la specializzazione in un solo campo o una sola professione, per il focus su un progetto. Lo scopo della nostra vita, ci viene insegnato, è trovare il lavoro ideale, concentrarci su quello e diventare i migliori nel nostro campo. Tuttavia, questa è un'ottima idea per alcune professioni, ma si rivela disastrosa per altre. Per esempio, funzionerà bene nel caso si voglia diventare un chirurgo o dentista, perché sono professioni che necessitano di studi approfonditi e lunga esperienza prima di poter essere svolte. Tuttavia, nel caso dell'imprenditore questo non vale, e anzi può diventare un punto a sfavore. Se mettiamo tutto ciò che abbiamo, attenzione, denaro, impegno, tempo, su un solo progetto, nel caso in cui esso fallisca ci ritroviamo all'improvviso con un pugno di mosche. Copiare è lecito e anzi consigliato per arricchirsi velocemente. Un'altra regola che ci viene insegnata insieme a quella relativa al focus su un solo progetto è quella che consiglia di trovare un'idea propria, originale e inedita, ancora meglio se possibilmente geniale e innovativa. Anche in questo caso, si tratta di un consiglio che nel campo dell'imprenditoria ha poco senso e può trasformarsi in una via dannosa da seguire. Il problema con le idee geniali e innovative è che difficilmente funzioneranno nel breve termine. Tolti alcuni casi molto fortunati, l'iter è spesso lungo e tortuoso perché si dovrà comprendere quali siano gli elementi che funzionano o non funzionano, le modifiche da apportare, gli investimenti giusti. A tutto questo si deve aggiungere una promozione a tappeto che deve comunicare in maniera efficace perché la nostra idea sia geniale e convincere il cliente che ne ha bisogno. Tutto questo necessita di una quantità enorme di risorse, ma anche di un'esperienza che difficilmente si avrà alla prima impresa. Ecco perché se si è al primo progetto e non si dispone di un grande patrimonio, la grande idea finisce per essere una pessima idea. I nuovi ricchi non si basano su obiettivi rigidi, ma sulla creazione di sistemi.
Il terzo problema che oggi è causato dalle regole false che ci vengono insegnate è quello di basare tutto su obiettivi e poi, una volta raggiunti, ripetere il processo. Questo è un altro consiglio da accantonare se si vuole entrare a far parte dei nuovi ricchi. Un obiettivo può essere visto come una ricompensa per essere usciti dalla propria zona di comfort e aver raggiunto un traguardo, oppure come un limite che ci si pone continuamente. Infatti, da un lato si tende a porsi sempre obiettivi che siano raggiungibili, quindi ci si sente appagati per aver ottenuto qualcosa che non è poi così straordinario, e dall'altro si finisce per perdersi in mezzo a una gran confusione di liste, piani, to-do quotidiani e micro task dei quali è facile perdere il senso e la direzione. Bisogna imparare a non farsi abbagliare dalle tendenze e a vendere picconi ai minatori. L'ultima regola classica da infrangere per avere successo nel mercato odierno è quella relativa alle tendenze di mercato e a quando e come debbano essere seguite. Il consiglio generale, nonché il sentiero sul quale molti imprenditori si incamminano, è quello di riuscire a cavalcare i trend di mercato offrendo prodotti e servizi la cui richiesta è in forte crescita. Ancora una volta questa è un'ottima idea per aziende e imprenditori con grande disponibilità di risorse, dato che tutti sul mercato hanno a disposizione gli stessi dati, anche le grandi aziende entreranno in gioco e la concorrenza sarà spietata. Una piccola azienda, magari la nostra prima impresa, non ha alcuna speranza di competere in un mercato del genere e sarà facilmente schiacciata prima di raggiungere anche una minima quota. Il trucco in questo caso è quello che l'autore chiama vendere picconi ai minatori. La storia dice che durante l'età della corsa all'oro americana ci fosse la massa di minatori in cerca di fortuna, e poi ci fossero quelli che li raggiungevano per vendere i picconi che immancabilmente finivano per rompersi. I primi facevano tutto il lavoro, sostenevano i costi della ricerca e i rischi dell'impresa, mentre i secondi andavano a colpo sicuro, vendendo un prodotto che erano già certi fosse richiesto senza sporcarsi le mani o spaccarsi la schiena. Per entrare a far parte dei nuovi ricchi questo è il metodo da sfruttare. Invece di competere con i colossi del mercato, si possono offrire prodotti che hanno richiesta ma sono meno ovvi. In questo modo si entra ai lati della tendenza di mercato, approfittando della crescita in una nicchia protetta e altamente remunerativa. Le opportunità di questa fetta sono infinite, è sufficiente capire quali possano essere le aggiunte utili ai prodotti o ai servizi più gettonati.